Salve a tutti gente e benvenuti nel regno videoludico di Valfer Games. Io sono Valfer, il signore dei giochi, e benvenuti su Dark Souls 2. Allora ragazzi, rieccoci qui, pronti a proseguire nel nostro viaggio. Una spada non potenziata e non abbiamo anime per poterla migliorare. E dobbiamo proseguire. Ci troviamo nella Tomba dei Santi, un luogo letteralmente, come potete vedere, infestato dai topi. Topi maledetti, se così possiamo dire, sono zombie anch'essi e pietrificano. Se mordono troppo spesso sono in grado di pietrificare. Non so per quale motivo pietrifichino, però è così. Allora, proseguiamo nel nostro viaggio. Cosa c'è qui? Gemma grande di qualcosa. Lì c'è un cadavere, però non posso arrivarci. Qui ci troviamo due vie, lì per andare avanti. Qui che c'è un inutile individuo che elimino. I topi che si avvicinano. Forza topacchi, che vi massacro tutti, porca miseria. Devo trovare il modo di pompare e potenziare grandemente questa spada, perché si può rivelare molto 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 buona, oltre che molto potente già di suo. Ok, siamo stati pure invasi dallo spirito oscuro. Bene, ci mancava solo questa e i topi che spuntano per rompere la minchia, che potrebbero anche evitare. Qui ci sono topi? No. Però c'è questo fantasma che preferirei eliminare. Roy l'esploratore, senti, me la fai una cortesia? Ti togli dalla ciolla? Cortesemente? Ho detto ti togli dalla ciolla cortesemente. Te l'ho chiesto cortesemente e non hai voluto. Perché? Ecco, forse quest'arma la dovrò cambiare ancora. Se dovrò cambiare ancora arma, ragazzi, male che vada, prenderò una lancia. Qui cosa c'è? Ah, questo punto me lo ricordo. Io arrivo qui, prendo l'oggetto. Quando me ne sto per andare, i topi escono. E giustamente io li ammazzo tutti perché ho bisogno di anime. E anche solo un'anima fa la differenza. Soprattutto se mi devo sbrigare a poter comprare altre armi migliori o almeno poter potenziare quelle che ho. Come pietre per potenziare le armi sono messo più che a posto. Come armi io ho solo questa appresso. Sì, vero, perché io avevo depositato la spada infuocata. Ok, qui c'è un bel falò, lo attiviamo. Lì c'è una boss fighting abbastanza secondaria, non è un boss serio da battere. È un ammasso di topi da massacrare più che altro. Questa parte me la ricordo abbastanza bene, ricordando a voi ragazzi che io questo gioco lo giocai moltissimo tempo fa. Ok, io massacro un po' di topi finché non spunta fuori il topo che comanda. Il cosiddetto generale dei topi, se così potremmo definirlo. Giustamente per ogni topo che ammazzo sono sempre anime che prendo, quindi meglio. Dovrebbe spuntare da qui, se non ricordo male. Ecco, avanguardia dei topi, dove è spuntato? Che non lo vedo. Per sicurezza io mi curo. Eccolo! Questo topo con la criniera. No, cazzo, avvelenato, no. Va bene tutto, ma avvelenato no. O perlomeno va bene tutto, per modo di dire. Non mi pietrificate cortesemente e toglietevi dalla ciolla. Ok, e tutti, avendo eliminato l'avanguardia dei topi, ovvero chi li stava comandando, tutti scappano. E così noi abbiamo vinto. Ciao topo, tu che sei l'ultimo ritardatario, io ti ammazzo così mi becco tutte le tue anime. Ci siamo salvati, è un boss abbastanza semplice come avete... qui possiamo stringere il patto dei topi. Leave this place, human.
Sì, vabbè, è un patto abbastanza stupido, ragazzi. Gli dobbiamo dare le code di topo e lui in cambio evocherà dei topi o dei fantasmi che ci aiuteranno in caso di PvP quando verremo invasi in determinate zone ben precise da altri giocatori. Niente di più e niente di meno. Ok, allora io mi metto qua. Allora, qui io per sicurezza, ma proprio per sicurezza, mi equipaggio l'anello del gatto. Ok, perché qui è un punto abbastanza delicato, che se sbaglio e cado male, muoio. Oltre al fatto che ora qua giù abbiamo dei nemici abbastanza stronzi da affrontare, che vorrei poter evitare di affrontare. Mi piacerebbe riuscire ad arrivare a quella cassa. Che dite, ce la faccio ad arrivarci? Io dico di no. E invece ci sono arrivato. Cosa che mai, ma i casi della vita sono infiniti. Artiglio della cenere. Ok, io mi curo un attimo con questa qui. Scendo giù pronto a trovarmi nella merda. Magari scendiamo dal lato di qua. Ecco perché ora iniziano a spuntare fuori questi nemici qui stronzi che si avvicinano ed esplodono. Quindi eliminiamoli tutti prima che esplodano. Non ce n'è più? Dimmi che non ce n'è più, cortesemente. Sembrano non essercene più, ok. Meglio. Meglio, meglio, meglio. Però ci sono dei nemici qui che teoricamente qui non dovrebbero esserci. Come il tizio dall'altro lato lì. Che quasi quasi trovassi dove poterne trovare tanti, potrei anche farmarli. Così potrei racimolare un po' di anime e il loro equipaggiamento. No, di qua si va avanti. Io non devo andare avanti. Devo andare di là. Magari chissà, abbiamo la botta di culo definitiva e ci lascia un pezzo della sua armatura. Che è un'armatura che, per quanto è una replica, è un'armatura abbastanza buona. Perlomeno è una versione abbastanza migliorata di quella attuale. E zagata! Yata! Porto! Ah no! Ancora vivo! Uno di vita tipo era rimasto, va bene. Ci prendiamo le sue anime. Qui c'è una cassa. Ok, pensavo fosse un mimic, in realtà no, perfetto. Ok, allora, polvere d'osso sublime. Perfetto! La polvere d'osso sublime in effetti ci serviva, ci serviva. Ok, allora io mi faccio un po' di capriolezze perché devo sbrigarmi ad arrivare qui. Perfetto, una gemmina io la userei, non si sa mai. Sapete com'è oggi, domani un concorso, poi me lo domandano. Ok, ed eccoci vicino alla zona dello scolo. Questa zona me la ricordo abbastanza bene, perché è una zona un tantinuzzo rognosa da esplorare. Bene, qui c'è un cadavere. Gemma vitale radiosa, basta che non ci siano nemici qui sopra. E a quanto pare non ci sono. Perfetto, perfetto. Allora, possiamo scendere giù. Questa è una zona anche piuttosto buia, quindi dovremmo farcela tutta equipaggiandoci la torcia. No, ok, non è un mimic. Io oramai mi aspetto mimic a ogni schifo di cassa. Segno di rancore. Ok, abbiamo trovato anche un bel po' di robetta da vendere, sinceramente. Ok, qui è anche una zona con il veleno, quindi dovremmo stare attenti a praticamente a tutto. Qui c'è un oggetto interessante. Gemma vitale. Da questa parte che cosa troviamo? Ah, un oggetto da accendere con la torcia, che io sinceramente accendo immediatamente, così mi metto sul sicuro. Ok, perché questo posto è totalmente buio, come potete vedere, e ci sono pure delle statue che ogni tanto, così, senza alcun motivo, ci sputano del veleno. Ok, allora io mi riposo. E ok, accendiamo, sfondiamo lo sfondabile. Escrementi abbiamo trovato, un oggetto che anche se venduto come il ciarpame non vale un cacchio. Qui ci sono tante... Che sta facendo quello? Sta pregando, ok. Mi scusi se la disturbo mentre prega, però sono avido di anime, voglio la sua anima. Oh, salve! Non potete proprio evitare, proprio... Vi sforzate... con tutto voi stessi, però non evitate. Ok. Qui ci sono altri nemici, tra cui gente che prega. Per quale motivo pregano?
No, dai, tutto questo danno con una spadina spezzata che fa danni oscuri. Ok, riproviamo allora a questo punto. Così ci riprendiamo pure le nostre anime. Stracci da prigioniero. Ok. Coltello da lancio avvelenato. Ok, qui c'è lo stronzo che ci ha eliminati proprio prima. Lo elimino. Ok, qui c'è una statua che ci sputa del veleno, la elimino pure. Vediamo qui dove ci porta. Oh, da un altro infame. Questo è eliminato pure. Qui non sembrano esserci torce, pensavo. Invece sì, ecco, almeno una. Così illuminiamo effettivamente tutta la zona. Questo esplorarla del tutto è qualcosa di veramente, ma veramente, ragazzi, rognoso. Quindi io la eviterò un po'. Qui dovremmo cadere giù, così possiamo arrivare a prendere anche altre anime. Mi sa che io mi equipaggerò una lancia o una mazza, una cosa del genere. Voglio un'arma potente, per potente intendo qualcosa di veramente sgravo. Ta 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 ta, wee-ha! Ma che vuoi fare con la torcia? A parte che non capisco perché qui ci siano tutte queste torce messe in cerchio. Io per sì o per no le accendo tutte, non si sa mai. Sapete com'è? Non si può mai sapere. Oh, lì c'è qualcosa con delle casse. Potremmo andare avanti o salire qui. Io salgo qui momentaneamente. Non si sa mai. Ah, ok, anche qui c'è qualcosa. Perfetto. Ah, questo posto me lo ricordo. Però non mi ricordo dove si prenda, sinceramente, la chiave per aprire questa porta. Non me lo ricordo. Volendo me lo potete scrivere anche nei commenti, ragazzi. Io vorrei potervi rendere più partecipi, quindi ne approfitto per spiegarvi un po' che le live, ragazzi, sono studiate per, come dire, giocare insieme a voi, cioè in tempo reale con voi. Potete farmi domande di qualsiasi tipo, ragazzi, io non mi farò remissione di peccati a rispondervi. Ok, queste le abbiamo ammazzate. Qui c'è qualche infame, qualche bastardo che vuole morire. No. Ok, ci siamo solo noi, va bene. Delle casse. Ah, ok. Fiamma della piromanzia oscura abbiamo trovato. Ecco, qui se sbagliamo ci facciamo veramente male, ci disintegriamo l'inventario. Quindi io sinceramente preferisco salire. Quella sorta di cane mostruoso lo lascio stare. Qui... Oh, ok, c'è almeno questo. Un tizio che si è alzato da terra proprio ora. Coltelli da lancio avvelenati, per quanto possa non sembrare, potrebbero tornare utili in modi inaspettati. Muori e togliti da lì coglioni. Saliamo su, saliamo su. Ah, bene, non lo dovevo aspettare. C'era uno che già voleva scendere per rompere le scatole a noi. Quanti cadaveri. Titanite, pietra liscia e setosa, effigie umana. Un altro che voleva le legnate. Ramo profumato del passato. Ne stiamo trovando tanti. E non so nemmeno che... Madonna, per quanto non sono caduto giù. Ok, stavo dicendo, non so neanche che cosa farmene, sinceramente. Ok, qui io accendo la torcia. Qua c'è qualcosa? No, praticamente no. Ok. Qui ci sono tre torce messe ad cazzum. Per quale motivo non lo capisco io. Ok, io le accendo tutte e tre, non si sa mai. Magari fanno più luce, in realtà no, perché sono tutte e tre vicine, quindi fanno sempre la stessa luce. Lì c'è un nemico sopra che se volesse scendere sotto farebbe una cosa buona. L'ha fatta così buona che si è suicidato letteralmente. Quindi buon per noi. Io accendo la torcia qui. Spacco qui, non c'è niente. Le statue che lanciano il veleno le disintegro. Qui ci sono dei cadaveri. Per fortuna sono solo cadaveri questi. Ok, saliamo qui sopra, vediamo che troviamo. Ta ta ta. Boom.
Bam, non è un mimic. Perfetto, c'è un cane però lì, ok. Bomba nera. Credo che si potrà rivelare utile. Sempre in modi inaspettati. Questo cane ha finito di rompere la ciolla. Ok, lo abbiamo eliminato. Ci siamo fatti male, però lo abbiamo eliminato. E io vi ammazzo tutti, porca miseria. Sì, mi sa che io... Ok, ha lasciato cadere qualcosa che è caduto proprio giù, quindi non lo possiamo più recuperare. Fantastico. Io credo che debba cambiare arma. Quest'arma è buona, però ha alcune pecche che sinceramente io non vorrei avere, tra cui il fatto che consuma troppa energia utilizzare questa spadozza. Quindi sì, devo trovare assolutamente un'arma di riserva. Ok. Io ogni tanto controllo sempre che il pulsante per parare funzioni, e infatti funzionia, perché l'ho riparato bene e modificato bene. Io lo sfioro leggermente, ragazzi, e solo sfiorandolo leggermente già il pulsante fa contatto all'interno del joystick. Ecco cazzo, ecco cazzo, ecco cazzo. Boom, spatapum, spatapum. Cadesse giù. Mi attacchi? Ok. Beh, cadesse giù prima, però, cioè, non sarebbe stato male. Ok, allora io devo arrivare lì, dall'altro lato, e ora sarà leggermente un problemozzo. Proprio per questo motivo, perché qui ci hanno avvelenato. Però c'è un falò lì dove posso riposare e riprendermi, quindi spero di riuscire ad arrivarci. Forza, accendi e riposati prima che il veleno ci faccia ancora più danno. Ok, noi abbiamo anche un bel po' di oggettini da usare, tra cui una bellissima polvere di osso sublime col quale pomparci. Io devo scendere da qualche parte, ma non mi ricordo l'esatta via, quindi io proverò a scendere di qua. Ok, tranquilli per la nebbia che avete visto lì. Non è niente di che, non c'è un boss da quella parte, quindi potete stare assolutamente tranquilli. Se io scendo qui, pum, mette, c'è almeno questo. Riesco a fare un salto fino a lì. No! Che culo! Ancora vivo! Ancora vivo! Madonna santa, ancora vivo. Powerful. Morite. Morite tutti, bastardi. La spada spezzata che fa più danno di un boss. Porca miseria, come fanno ancora? Non me ne capacito. Dicevo, io voglio salire un attimo qui perché vorrei illuminare un po' tutte le torce possibili del posto. Magari mi dà pure l'archivement su Steam, chi lo sa. Ok, ok, ok. Allora, lì c'è una cassa. Dimmi che non è un mimic perché mi incacchio. No, non è un mimic, allora non mi incacchio. Qualcosa è esploso. Mazza grande, ok. Perché ho sentito proprio il boom. Spero niente di grave. Ok, siamo giù. Qui ci sono una cassa con oggetti. Allora, qui per proseguire devo far saltare in aria questi strani cosi. Magari non utilizzando la mia arma, perché sennò mi disintegro l'arma, visto che rompono l'equipaggiamento, per così dire. Quindi andiamo di bomba. Perfetto, e me la posso togliere poi perché non mi riserve più. Scendiamo giù. Falloncino. Ok, cosa troviamo qui? Ramo profumato del passato. Ok, qui c'è un piccolo segreto, mi ricordo, in questo posto, che esamineremo assieme, ragazzi. Con molta fatica perché non ho le frecce avvelenate. Se no mi sa che ci ritorniamo appena le avrò. Più che altro perché è un segretuzzo abbastanza simpatico. Ok, questi li eliminiamo. Qui c'è un bel falò.
Ok, ma anzi, credo che invece ci fermiamo momentaneamente qui, ragazzi. Non voglio fare video troppo lunghi, massimo 30 minuti, solo perché il gameplay ha sempre un orario variabile. Un gameplay di 15 minuti, ragazzi, sono troppi tagli in cui si tolgono anche parti importanti, quindi non voglio togliervi tutto ciò che un video può offrirvi. Quindi detto questo, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, ovviamente lasciate un mi piace e lasciate pure un simpatico commento. Vi ricordo di condividere i miei video su Facebook, Twitter e quant'altro per aiutare il canale a crescere, poter essere monetizzato e racimolare fondi per la causa del canile. Detto questo, da Valfair Games è tutto, alla prossima!